Uno dei tagli più netti alle spese del prossimo anno riguarda la salute, oltre 2 miliardi di costi e servizi da eliminare nel 2024, l'1,32% rispetto alla spesa sanitaria del 2023. Portiamo avanti una battaglia a livello nazionale per avere le risorse necessarie per governare il nostro sistema sanitario, ma ci scontriamo con un muro di gomma, anzi con un muro di opportunismo che riguarda tutte le forze politiche e le regioni del centro-nord. Lo ha affermato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in un'iniziativa di sensibilizzazione per la donazione del midollo. Il governatore campano ha citato i dati per cui l'aspettativa di vita in Campania è di 2 anni in meno rispetto alla media nazionale. Solo questo dovrebbe spingere lo Stato a darci più risorse, continua il governatore, sottolineando che emerge un'enorme difficoltà per reggere il sistema sanitario pubblico. Attraverso la stretta stabilita dal governo si giungerà a quasi 2 miliardi di euro in meno in un anno nelle mani delle regioni, il che significa probabilmente chiusura degli ospedali, taglio di assunzioni di medici e infermieri, riduzione degli straordinari, liste d'attesa che si allungano, mancata prevenzione, pazienti che si aggravano e muoiono prima di ricevere le cure, l'esatto contrario di quello che si era detto nei mesi di retorica da lockdown durante la pandemia.